Notizie flash, parliamo della Juve, lo facciamo con la blogger signora in rosa Stefania Camilla Caretto. Buonasera. Ciao Cristiano, buonasera a tutti i telespettatori. Ci ricordi esattamente l'indirizzo del tuo blog? Certo, è signoraingrosa.wordpress.com. Noi vediamo subito la classifica di Serie A, dove si evidenzia un testa a testa ormai soltanto tra Juventus e Napoli, distanziate di 3 punti. Il Torino è dall'altra parte della classifica, in una posizione comunque piuttosto tranquilla. Come vedete, le 3 squadre all'ultimo posto attualmente retrocesse sarebbero il Pescara, il Siena e il Palermo, che proprio oggi ha esonerato il tecnico Giampiero Gasperini di Grugliasco, a cui non ne va più bene una, e lo ha rimpiazzato con Alberto Malesani. Come dire, questi vanno giù dritti in Serie B. Prossimi turni, Juventus-Fiorentina, sabato alle 18, perché poi la settimana dopo c'è già la Champions, c'è già il Celtic, e Udinese-Torino domenica alle 15. Dunque, Matri ieri ha firmato questo gran bel gol e ha detto: il top player sono io. Ho un po' esagerato, no? Però è stato un bel gol. Sì, un gran bel tiro al volo, un sinistro al volo incrociato su un altrettanto bel assist di Vidal. E sì, vabbè, ieri devo dire, insomma, Matri comunque ha fatto il suo. E Anelka, noi eravamo curiosi di vedere Nicolà Anelka, invece sì, L'abbiamo visto soltanto fotografato in panchina. Lo vedremo alla prossima volta. No, si è scaldato, però poi a un certo punto insomma, ha fatto cambi diversi e ha deciso di non metterlo in campo. Ma sì, lo vedremo sicuramente, insomma. Non l'hanno, quello che dicevamo l'altra volta, l'hanno anche preso come un tappabuchi, tra virgolette, però è un giocatore di livello internazionale, quindi sicuramente lo vedremo. Che Juve hai visto ieri al Bentegodi? Ma guarda, una Juve nel complesso un pochino contratta, secondo me. Dominato il primo tempo, calata vistosamente nel secondo tempo, anche per merito comunque di Corini e del Chievo, insomma, perché comunque ha cambiato modulo nel secondo tempo e è stato più propositivo, quindi la Juve un po' patito questa cosa. Mancavano però Conte, Bonucci, Conte ovviamente in panchina, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Vucinic, Asamoah, cioè tanti titolari. E comunque, nonostante questo, la Juventus è riuscita a vincere contro il Chievo, che è comunque sempre una squadra ottica. A risentirne, secondo me, di queste assenze è soprattutto la dorsale sinistra, Chiellini, sì, Asamoah. Vero, però devo dirti quello che ho notato ieri, il duo Cáceres-De Ceglie, pur non amando tanto De Ceglie, però il duo Cáceres-De Ceglie è stato sicuramente migliore rispetto a Peluso-Giaccherini di Coppa Italia. Pensate peraltro che Peluso è stato convocato in nazionale, che se giocava, sì, Nell'Atalanta, ma neanche morto, sì, che lo invitavano a Coverciano a giocare con la nazionale. Dico bene, Sì, anche perché insomma le due prestazioni che ha fatto con la Juve non sono state proprio meravigliose. Vabbè, è stato invitato, non credo che giocherà nell'amichevole di Amsterdam contro l'Olanda, però è stato comunque convocato. Basta, sì, Andare nella Juve per avere qualche riflettore puntato in più. Senti, però dall'altra parte, se alla Juve manca il killer, il Milan lo ha trovato. Ti preoccupa il boom, il botto subito di Balotelli, con un rigore peraltro assolutamente inventato dall'arbitro Valeri contro l'Udinese? Sì, rigore inventato, il primo gol, un gran bel tiro, sinceramente sembrava insomma un po' tanto solo, ecco, cioè, è riuscito a tirare tranquillamente. Comunque, a parte questo, Balotelli è sicuramente un buon, se non ottimo giocatore. Bisognerà vedere se Allegri riuscirà a renderlo anche un po' più serio, ecco, mettiamola così. Sì, forse dal punto di vista caratteriale. Comunque il Milan, il Milan è a meno 12, ha riacciuffato l'Inter al quarto posto e tra 3 settimane ci sarà il derby della Madonnina. Ma all'inseguimento è rimasto soltanto il Napoli. Sì, è rimasto soltanto Buffon il Napoli. Buffon ha detto addirittura che la vicinanza del Napoli ha dato stimoli alla Juve.
Sì, è probabile perché in effetti ieri, a parte appunto insomma, un gioco non proprio all'altezza diciamo, del blasone della Juventus nel secondo tempo soprattutto, però comunque hanno dimostrato carattere anche i giocatori che erano comunque in campo, che non sono i titolari perché nella maggior parte dei casi non erano titolari, però sicuramente hanno dimostrato carattere, cuore, grinta e probabilmente il fatto di avere il Napoli lì proprio a due passi, ieri erano addirittura pari, no? Prima di iniziare, e probabilmente sì, gli ha dato una spinta. Che cosa fai il venerdì 1 marzo? Venerdì 1 marzo guarderò una partita, credo. A che partita c'è? Ma se non sbaglio c'è Napoli-Juve. Esatto, esatto. Vedo che te la sei già segnata col circoletto rosso, Beh, anche perché giochiamo di venerdì, perché poi giocheremo qui a Torino col Celtic il 6, quindi, e io sarò allo stadio naturalmente. Certo, chiudiamo con la notizia che riguarda Sebastian Giovinco. Ieri sottotono nella partita nel primo tempo del Bentegodi, oggi ha lasciato il ritiro della nazionale per una contusione al coscio, un malanno muscolare che peraltro non aveva già limitato la prestazione ieri. È un periodo un po' così per Giovinco. È un periodo un po' così, Giovinco, guarda, io lo vedo sinceramente, come dico sempre, ripeto, io non amo molto Giovinco, però lo vedrei meglio giocare in un altro ruolo, cioè per me il ruolo di seconda punta non è suo, io lo vedrei molto molto meglio leggermente indietro, diciamo dal trequartista, perché si sa muovere bene tra le linee. Però non c'è nel modulo di Conte il trequartista. Infatti secondo me non è il giocatore adatto. Comunque, ha fatto 10 gol quest'anno, è uno dei maggiori bomber juventini della stagione. Grazie a Stefania Camilla Caretto, continua a tifare Juve, ma è evidente, e a scrivere sulle pagine del tuo blog. Grazie mille, Cristiano, buonasera a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao. Che continua a tifare Juve, devo dire che non c'era bisogno di dirlo, ci mancherebbe altro. Tra un attimo...